Amici di attuttocalcio.tv, amici sportivi, buon pomeriggio dal comunale di Maiano de Marzi in provincia dell'Aquila. Tra poco per la gara di allievi sperimentali, i padroni di casa del Maiano Montevelino affrontano in pari età dell'Aquila Calcio. La gara non fa classifica ma si gioca per il prestigio. Da una parte gli ospiti dell'Aquila Calcio, la cui prima squadra milita in campionato professionistico, e dall'altra i padroni di casa, la cui prima formazione gioca in prima categoria. Prima di dare lettura delle formazioni saluto Francesco Michele, quest'oggi alla regia. Tutto pronto per il fischio d'inizio agli ordini del signor Capretti Claudio della sezione di Avezzano. Ma diamo le formazioni. Il Maiano Montevelino schiera Di Giovanni, Cosimi, D'Agostini, Silvi, Di Cenzo, Mattei, Bontempi, Blasetti, Morgante, Di Renzo, Di Francesco Antonio, Del Manzo, Di Cristofaro, D'Angeli, Di Giovan Battista, Romani e Del Manzo Fernando. L'allenatore è il signor Pierluigi Liberati. Passiamo alla formazione dell'Aquila Calcio, che schiera Izzo, Marchetti, Pesce, Sbarzella, Nocerino, Simone, Brusco, Sadotti, Maurini, Ratta, Aliperta, Costantino e Aliperta Pierpaolo. Allenatore signor Daniele Romaldini. È iniziata da qualche secondo nel frattempo il match. È il Maiano Montevelino che va alla battuta di una rimessa laterale. Cosimi Gianmarco, che ancora il Maiano in possesso di palla. Il numero 4 Silvi. Silvi tenta di servire un compagno, non vi riesce, fa buona guardia la retroguardia aquilana a difesa dei propri 16 metri. Poi la palla giunge nella zona dove opera D'Agostini Luigi, il terzino sinistro locale. Palla che ristagna nel frattempo nel traffico di centrocampo, c'è stato un fallo in favore del Maiano. E il numero 6 Mattei, che cercava di servire Morgante, il compagno di reparto. Nel frattempo c'è un'altra azione del Maiano con il numero 11 di Francesco Antonio. Di Francesco Antonio attaccato a due compagni, tenta di scaricare ad indirizzo di un compagno, il numero 8 Blasetti. Fuori gioco fischiato dal direttore di gara e si riprenderà con un calcio di punizione in favore della formazione ospite dell'Aquila Calcio. Quando siamo da 20 minuti oltre il primo minuto di gioco qui al comunale di Maiano de Marzi, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0. È il Nocerino, centrale difensivo dell'Aquila Calcio, che osserva il piazzamento dei propri compagni, poi scarica sull'auto di sinistra dove opera il 2 Marchetti. Marchetti se ne va ad un avversario, precisamente il numero 7 Bontempi Christopher. Marchetti poi tentava di accentrarsi, palla recuperata ancora dall'Aquila Calcio, gran traffico nella zona di centrocampo, palla sui piedi dell'8 Sadotti, Diego Sadotti in percussione centrale, se ne va sulla... poi cercava di un assist per il compagno piazzato sulla fascia sinistra. Viene assegnata nel frattempo una rimessa laterale ai padroni di casa del Maiano Montevelino. È il 2 Cosimi. Cosimi rimette a direzione dei compagni, guadagna ancora un'altra rimessa laterale. Errato il controllo del 7 Bontempi, che riconsegna la palla agli aquilani. È il numero 9 Maurini che apre sulla destra a direzione del 7 Brusco. Brusco viene attaccato da due avversari, perde palla. È il Maiano che con il numero 11 di Francesco Antonio, taglio in verticale a direzione di un compagno, ancora una volta fa buona guardia la retroguardia aquilana. Poi c'è un errato controllo di un calciatore aquilano che riconsegna un fallo laterale al Maiano. È l'Aquila Calcio con il numero 9 Maurini. Maurini che scarica per un compagno, era il 4 Sbarzella Adriano. Da questi al 9 Michael Maurini. Maurini che perde palla, recupera palla il Maiano. Ottima l'idea del capitano Alberto Mattei, che con un taglio in verticale tentava di servire Morgante, ma in uscita ha spazzato il portiere aquilano Izzo Matteo senza neanche troppi complimenti. Ancora una volta è rimessa laterale per la formazione di casa.
è sempre il 2 Cosimi che osserva il piazzamento dei compagni, poi scarica alla direzione dell'8 Blasetti. Blasetti serve Di Renzo, recupera palla sulla tre quarti del Magliano, ancora il rosso-blu Aquilani questa volta, poi c'è un fallo di mano commesso dal numero 10 Di Renzo, non ha dubbi il signor Claudio Capretti, assegna un calcio di punizione in favore della formazione ospite, percussione sull'out di destra di un calciatore aquilano, si tratta del 10 Ratta Marco. Guadagna una rimessa laterale. Tutto pronto per la battuta. È il numero 7, Brusco, che entra in area in percussione, poi fa buona guardia alla retroguardia del Magliano. È il numero 6, Mattei, che sbroglia la matassa e si rifugia in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo battuto dai rosso-blu aquilani con Sbarzella Adriano che osserva il piazzamento in area dei propri compagni. Parte in questo momento dalla bandierina. Spazza il 10 Di Renzo Francesco della formazione di casa. Ancora aquilani in proiezione offensiva. È il 9 stavolta che va ad incaricarsi, è Michael Maurini. Tutto pronto per il secondo calcio d'angolo battuto dalla formazione aquilana, quest'oggi in maglia bianca. Palla in aria e corre il Magliano. Spizzata di testa del numero 2 Cosimi, poi libera i propri 16 metri, ancora una volta la retroguardia rosso e blu, la palla però nel frattempo giunge sui piedi di Maurini. Maurini attaccato da due avversari sulla linea di fondo, fa ancora una volta buona guardia, buon tempi Christopher, numero 7 della formazione allenata da Pierluigi Liberati. È il 2 della formazione aquilana, Marchetti, che scarica l'indirizzo di un compagno. Poi lo stesso Marchetti, cross in mezzo, nella zona dove opera il 7, Brusco. Brusco viene attaccato da un avversario, tenta di servire, non vi riesce un compagno. Nel frattempo c'è una punizione guadagnata dal Magliano Montevelino, a ridosso del vertice alto dell'area di rigore. Sesto minuto passato da 30 secondi, 0-0 ancora qui al comunale di Magliano De Marzi. Punizione che viene battuta in questo istante è il numero 11 di Francesco Antonio che spizza ad indirizzo dei compagni. Palla che torna preda della retroguardia aquilana, è il portiere Izzo che scarica ad indirizzo del 5 Nocerino. Nocerino si libera di un avversario, poi si rifugia nuovamente dal proprio estremo difensore che rinvia in questo momento. È il 9 del Magliano Morgante che attaccato perde palla. È il 9 Maurini entrato in area, serve un compagno che poi al momento di battere a rete manca l'appuntamento con la sfera. Prima occasione della gara in favore dei rosso-blu aquilani. Palla in possesso ancora della formazione allenata da mister Romaldini. C'è una ripartenza subito stoppata dal Magliano che innesca quella dell'Aquila Calcio sull'out di sinistra e Marchetti. Marchetti tenta di sventagliare sull'out di destra, ma la retroguardia di Marzicana fa buona guardia. Partita che sta aumentando di ritmo con l'Aquila in proiezione offensiva, però sinora ha retto molto bene il muro della retroguardia marzicana. Sempre gli aquilani in avanti, c'è un tiro del 10 Ratta, palla che si va a spegnersi alla sinistra del portiere Di Giovanni Vincenzo. Gran traffico nella zona di centrocampo, è il 6 aquilano Simone Andrea Capitano. Tenta di servire e vi riesce sull'auto di destra il compagno Ratta. Ratta attaccato, viene portato a largo, salta un avversario, poi ne salta un altro e perde palla, riconquistata ancora una volta dal Magliano Montevelino.
Ottimo il lancio del 10 di Renzo ad indirizzo di un compagno. Secondo il direttore di gara, però, Claudio Capretti, c'è stato un fuorigioco di un calciatore del Maiano Montevelino. Punizione appena battuta, il 4 Aquilano Sbarzella che scarica ancora per il 5 Nocerino. Nocerino sta il pezzetto dei compagni, poi si rifugia dal numero 8 Sadotti. Sadotti serve, vi riesce un compagno, è Sbarzella. Da Sbarzella ancora per Sadotti. Apre a destra Sadotti, dove opera il 3 Pesce Manuel. Da Pesce a Ratta. Palla ancora nuovamente sui piedi di Pesce, che serve centralmente il numero 4 Sbarzella, che fa partire dai 20 metri un tiro senza troppe pretese. Controlla l'estremo Di Giovanni, è lo stesso portiere del Maiano Montevelino che va ad occuparsi della rimessa dal fondo. Siamo al prossimità del 10° minuto di gioco. Risultato sempre fermo sullo 0-0 qui al comunale di Maiano dei Marsi. È Aliperta Costantino che sull'out di sinistra commette fallo sul diretto avversario Cosimi Gianmarco. Quest'ultimo guadagna un calcio di punizione. È il 10 di casa di Renzo che va a sventagliare ad indirizzo del numero 8 Blasetti, finito ancora una volta in posizione di offside. Secondo il direttore di gara, partita questa che si gioca al comunale di Maiano dei Marsi. Come detto in apertura, la gara non fa classifica. Va detto che i ragazzi del Maiano Montevelino hanno già vinto il loro campionato provinciale e dall'anno prossimo parteciperanno a quello regionale. Ottimo il lavoro quest'anno svolto dal mister Pierluigi Liberati. Nella formazione di casa figurano Di Renzo, il numero 10, un trequartista dotato di buona tecnica, e il numero 17 del Manzo, maianese Doc. Torniamo alla gara, c'è un calcio di punizione in favore dell'Aquila, è il 2 Marchetti che osserva il piazzamento dei compagni, scarica a direzione del numero 8 Sadotti. Sadotti attaccato, riesce a perdere palla, ma è lo stesso Sadotti che torna sulla sfera, percussione centrale, entra in aria, poi scarica sulla sinistra dove c'è Maurini. Maurini a metà tra un tiro e un cross manda la palla a spegnersi oltre la linea di fondo della porta difesa dall'estremo Di Giovanni. Nulla di fatto, 12° minuto di gioco qui al comunale, 0-0 ancora tra i padroni di casa rosso-blu del Maiano e rosso-blu ospiti dell'Aquila, quest'oggi però in casacca bianca. Rimessa laterale in favore dell'Aquila Calcio, è il portiere Izzo che scarica ancora una volta a direzione del compagno Nocerino, da questi al 2 Marchetti. Marchetti serve centralmente e vi riesce il compagno Ratta, che scarica a sua volta sulla corsia di sinistra dove c'è Marchetti, triangola con il numero 9 Maurini. Poi lo stesso Marchetti va sul fondo, tenta un cross, vi riesce, ma palla in mezzo, diventa preda dell'estremo di casa. Errato controllo del 10 di casa di Renzo. Ancora Marchetti, tra i più intraprendenti. Marchetti Marco sulla sua corsia di competenza. Calciatore che si sta mettendo in lustra con le sue discese sulla fascia sinistra. Lancio telecomandato del 10 di Renzo, cercava di servire il compagno Morgante, ha fatto però buona guardia la retroguardia aquilana mandando la sfera oltre la linea laterale. È la formazione di mister Liberati che va a beneficiare di una rimessa laterale. Palla in aria! Arriva a rimorchio il numero 11 di Francesca Antonio. Occasione pericolosa creata dal Maiano
che è ancora in possesso di palla con il numero 10 di Renzo, che tentava di servire ancora una volta il compagno di Francesco Antonio, ma finito nel frattempo in fuori gioco. Marchetti scarica per il compagno Nocerino. Nocerino allarga sulla destra per Simone. Simone osserva il piazzamento dei propri compagni. Lancio nella zona dove opera Aliperta. Fa buona guardia e lascia sfilare la sfera oltre la linea di fondo il portiere Di Giovanni, concludendo di fatto l'azione. 14° minuto di gioco, 0-0 ancora qui a Magliano De Marzi, tra il Magliano Montevelino e l'Aquila Calcio. È il Magliano in possesso di palla, era il numero 11 di Francesco Antonio, attaccato da due avversari, perde palla, è l'8 Sadotti che guadagna la sfera. Sadotti osserva il piazzamento dei compagni e poi a centro cercava di servire un compagno, ancora una volta anticipato dalla retroguardia aquilana, ma è Marchetti sulla sinistra. Gran controllo di palla del numero 2 aquilano, poi si allunga troppo la sfera, ha usato troppo e la stessa finisce in rimessa laterale in favore della formazione di casa. È il numero 8 del Magliano che, attaccato dal 4 avversario, guadagna ancora una rimessa laterale. È Ratta, tentava di servire, vi riesce sulla destra il 7, Brusco. Brusco rimette in mezzo, in anticipo arriva il numero 6 di casa, Mattei. Scusate, si trattava del 4, Silvi Marco. Sono i rosso-blu, ripeto, quest'oggi in maglia bianca dell'Aquila Calcio, ancora in possesso di palla. Siamo a ridosso della tre quarti del Magliano. Errore di un calciatore aquilano, innesca il contropiede del Magliano Montevelino, poi recupera, recupero di Simone che disinnesca un'azione che stava per avere risvolti pericolosi per la formazione ospite. È ancora il Magliano, serpentina a centrocampo del 10 di Renzo, che poi osa troppo e perde il controllo della palla. La stessa viene ancora una volta però riguadagnata dai suoi compagni, il 4 Silvi. Da Silvi al 6 Mattei. Mattei serve e vi riesce, che vi... Buontempi, Christopher, che dopo aver vinto un rimpallo al centro cercava di servire il compagno Morgante. Morgante però in stretto nella morsa dei difensori aquilani. È il numero 8 Sadotti che sventaglia a direzione dell'11 Aliperta, che poi lascia partire un tiro senza troppe pretese, palla abbondantemente sopra la traversa della porta difesa dal portiere Di Giovanni. Duello aereo a centrocampo vinto dal 4 aquilano, sbarzella. Sbarzella poi dopo aver servito un compagno. L'Aquila Calcio guadagna una punizione, siamo a ridosso dei 30 metri. Sul punto di battuta va il, sembra essere il numero 20, Ratta Marco. Vediamo se la formazione aquilana tenterà direttamente la battuta a rete o se sarà il servizio in area per un compagno. Si consultano due calciatori della formazione ospite. Tutto pronto, attendiamo il fischio del signor Claudio Capretti. Parte in questo momento. E c'è il grande intervento del portiere di casa Di Giovanni Vincenzo. Ottima comunque anche la battuta del numero 20 aquilano, Ratta Marco. Complimenti ai due ragazzi, il calciatore per la battuta, altrettanto al portiere per la risposta. Aveva calciato molto bene il calciatore ospite, ma altrettanto bella è stata la risposta dell'estremo marsicano.
che ha smanacciato e ha messo la palla in calcio d'angolo che sta per essere battuto in questo momento dalla formazione dell'Aquila Calcio, palla in area. Nessuno dei calciatori dell'Aquila arriva all'impatto con la sfera e la stessa va a spegnersi oltre la linea di fondo opposta. Va alla rimessa il portiere Di Giovanni. È ancora Lotto, Sadotti, che smista il gioco per i propri compagni. Da questi servizio per il 7, Brusco, che sull'out di destra si è allungata troppo la sfera mandandola oltre la linea che delimita la rimessa laterale guadagnata dalla formazione del Maiano Montevelino. E ancora il Maiano con Lotto, Blasetti. Blasetti tentava di servire un compagno, precisamente il numero 7, Buontempi, ma ha fatto buona guardia il portiere aquilano. Nel frattempo c'è uno scontro a centrocampo, è finito a terra il 6, Mattei Alberto, capitano della formazione di casa. Ci auguriamo che non sia nulla per il calciatore finito a terra. Mattei si rialza, rincuorato anche dai propri compagni. Siamo contenti di vedere che non ha riportato conseguenze dal scontro con l'avversario. Meglio così. Si riprende a giocare il 4, Sbarzella dell'Aquila Calcio. Sbarzella osserva il piazzamento dei propri compagni, poi sulla sinistra tentava di servire il numero 2, Marchetti. Vi riesce lo stesso Marchetti, dopo una giocata su un avversario perde il controllo della sfera, la stessa diventa nuovamente preda della formazione di casa. È l'11 di Francesco Antonio, che aveva aperto per il 3 D'Agostini in proiezione offensiva. C'è un fallo ai danni del calciatore dell'Aquila Calcio a ridosso del vertice sinistro dell'area di rigore. Il signor Capretti di Avezzano non ha avuto dubbio ed ha segnato un calcio di punizione in favore della formazione aquilana. Tutto questo quando siamo al 21esimo di gioco del primo tempo, ancora 0-0 qui al comunale di Maiano dei Marzi. Vado a osservare una corretta distanza per la barriera il signor Capretti, 9,15 m distanza regolamentare. Va a posizionarsi il direttore di gara, fischia in questo momento, parte la punizione, palla in area, nulla di fatto. La sfera si perde oltre la linea di fondo. Questi primi minuti di gioco e l'Aquila Calcio appare più intraprendente rispetto ai parità del Maiano, che però di tanto in tanto non disdegnano qualche folata offensiva. E ancora il Maiano in possesso di palla, dialogo tra il 9 e l'11, poi è quest'ultimo ancora che torna sulla palla, che viene riguadagnata dall'8, Sadotti. Sadotti appoggia per un compagno che si rifugia dal portiere, spazzata dall'estremo aquilano. Ancora la formazione aquilana in possesso di palla con il 6, Simone. Simone attaccato da un avversario, si rifugia dal proprio portiere, quest'ultimo scarica ancora a direzione di Simone, osserva il piazzamento dei propri compagni. Il capitano aquilano apre sulla destra dove opera il 3, Pesce, da questi nuovamente a Sadotti. Sadotti serve al centro, vi riesce un compagno di squadra che poi si allunga la palla, è il 20, Rattamarco, che dopo essersi liberato di un compagno libera il destro, palla però che finisce di poco oltre il palo alla destra del portiere Di Giovanni. Siamo da poco oltre la metà della prima frazione di gioco. Qui al comunale di Maiano dei Marzi il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 tra il Maiano Montevelino e l'Aquila Calcio. Sadotti tentava di aprire a sinistra in direzione di Marchetti, però è il Maiano che intercetta palla e dà il via a un'azione offensiva. È il 3 che se ne va sull'alto di sinistra, D'Agostini,
D'Agostini poi tentava di servire in aria il numero 9 Morgante, palla troppo lunga per quest'ultimo. La stessa sfera poi si è andata a spegnere oltre la linea di fondo. È il 5 Nocerino che tentava di aprire sulla sinistra a direzione del 3 Pesce. Guadagna una rimessa laterale l'Aquila Calcio. E ancora Nocerino. Avanza, palla al piede. Aprea sulla sinistra. Duello vinto dal numero 9 aquilano Maurini, che dopo aver dialogato con un compagno manda la palla dalla parte opposta. È il numero 8 Sadotti che salta un avversario ma viene atterrato dal numero 10 di casa di Renzo. Guadagna un calcio di punizione il l'8 aquilano. Palla che giunge a Sbarzella in aria, tenta di servire, vi riesce un compagno, poi fa buona guardia il portiere Di Giovanni. Più volte chiamato in causa, sinora ha sempre risposto presente l'estremo Vincenzo Di Giovanni, classe 98. E ancora l'Aquila Calcio sulla sinistra. Maurini, attaccato da un avversario, vince il rimpallo, va sul fondo. E poi è il numero 4 del Maiano Silvi che va a rifugiarsi in calcio d'angolo, il terzo battuto dalla formazione ospite. Maiano Montevelino. Angolo battuto in questo momento, la palla esce direttamente oltre la traversa, è stato il 9 Morgante ad incaricarsi del tiro dalla bandierina. Come dicevo poc'anzi, Maiano Montevelino ha un occhio di riguardo verso i giovani del proprio settore giovanile. È notizia di oggi che il classe 99 Gianmarco Di Girolamo quest'oggi è in prova a Teramo. Questo a dimostrazione che il settore giovanile marsicano sta lavorando proprio bene. Il Maiano Montevelino da quest'anno è diventata ufficialmente scuola calcio, ricordiamolo. Oltre a una squadra in prima categoria, il Maiano può vantare una formazione di giovanissimi regionali, una di juniores, d'elite, e dall'anno prossimo, come detto in apertura, anche un'altra di allievi regionali in virtù del campionato vinto dalla formazione allievi provinciali quest'oggi in campo. Qui a Maiano ci sono le strutture, ci sono molti giovani, quindi possiamo dire che è uno di quegli ambienti ideali per fare calcio. Calcio d'angolo nel frattempo guadagnato dalla formazione di casa, va a svettare in area il numero 5 Dicenzo, libera la difesa aquilana i propri 16 metri, poi c'è un fallo commesso proprio sul calciatore ospite, si tratta del numero 20 Ratta Marco. Nell'occasione il direttore di gara ha ammonito l'8 di casa Mario Blasetti. Era l'11 Aliperta Costantino ad aver subito il fallo e non il 20 Ratta, come detto. Chiedo scusa ai nostri telespettatori. Ancora l'Aquila Calcio in avanti. Fallo laterale guadagnato dalla formazione in maglia bianca. Cambio fallo secondo il direttore di gara. È il Maiano adesso che va alla rimessa dalla linea laterale. Ecco, richiama ad una maggiore attenzione il signor Romaldini Daniele, mister dell'Aquila Calcio, richiama i suoi ragazzi. Ancora il Maiano in possesso di palla con il numero 10 Di Renzo. Di Renzo tenta di servire l'11 di Francesco Antonio. Quest'ultimo perde palla e innesca il contropiede
aquilano, però ancora una volta il Magliano Montevellino che riconsegna la sfera sui piedi della formazione aquilana. C'è un batti e ribatti da una parte e dall'altra. È il 20 Ratta, alza la testa e tenta di servire un compagno con un lancio. Si trattava del 10 Maurini, palla persa dal Magliano, dall'Aquila, scusate, che poi la stessa viene recuperata dalla retroguardia ospite. È il numero 7, Brusco. Brusco attaccato da due avversari, perde il controllo della palla. Si tratta del numero 10 Di Renzo, che sulla sinistra cercava poi di servire un compagno, però ancora una volta la difesa aquilana ha fatto buona guardia. Palla che giunge sui piedi del 9, Maurini apre a sinistra per Ratta. Ratta va sul fondo, tenta il cross, vi riesce, poi si allunga troppo la palla e dopo un errato controllo la stessa va a finire oltre la linea di fondo. Trentesimo minuto, scoccato in questo istante qui al comunale di Magliano De Marzi. Il risultato non si muove dallo 0-0. È il numero 2 Marchetti della formazione aquilana, tra i più intraprendenti di questa prima mezz'ora di gara. Più volte si è assistito alle sue folate sulla fascia di competenza. Altro cambio fallo fischiato dal direttore di gara, questa volta a beneficiarne è il Magliano. È il 2 Cosimi che va alla battuta, dal 2 all'altro 2, palla nuovamente in fallo laterale. Gran controllo del 6 Mattei. Mattei in aria, cercava di servire il numero 11 Di Francesco Antonio. È uscito in anticipo Izzo Matteo a sbrogliare ogni pericolo per la porta aquilana. È Maurini in possesso di palla, Maurini attaccato da Silvi, lo salta in percussione centrale, fa partire una conclusione, palla però che va a finire al lato del palo sinistro della porta difesa dal portiere Vincenzo Di Giovanni. Vediamo in panchina come entrambi gli allenatori siano attenti a dare delle indicazioni ai propri ragazzi. Gran traffico nella zona di centrocampo, si gioca in poco più di 20 metri, è l'Aquila Calcio però che guadagna palla. È il 4, Sbarzella, poi va a guadagnare un calcio di punizione, battuta veloce a direzione del 9, Maurini. Cercava di servire un compagno ma libera protezione dei propri 16 metri la difesa del Magliano. Poi dopo un errato controllo di un calciatore di casa la palla stava per tornare nuovamente sui piedi dell'Aquila Calcio, ma il Magliano ancora in azione di contropiede. Palla troppo lunga per il numero 7 Bontempi. Era stato il numero 8 Blasetti a servire il compagno, palla troppo lunga e rimessa laterale nuovamente in favore della formazione ospiti. È il 5 Nocerino che lancia la palla, ma la stessa sfera è guadagnata ancora una volta dal Magliano con il numero 9 Morgante salta un avversario uno contro uno. Poi è il numero 6 Simone che in anticipo sul proprio avversario manda la palla in calcio d'angolo. È il 3 battuto dalla formazione marsicana. È il 3 D'Agostini Luigi sul punto di battuta. Vediamo il numero 3 del Magliano, palla in area, stava per saltare il numero 5 Dicenzo, poi c'è stata una conclusione del 9 Morgante, palla senza pretese, abbondantemente fuori, nessun pericolo per la porta difesa da Matteo Izzo. Rimessa laterale guadagnata dal Magliano, c'è stato uno scambio tra il 10, tra l'11 e l'8, poi la palla arriva sui piedi di Di Renzo, ragazzo dotato di buona tecnica che apre sulla
destra a direzione del 7. Buontempi che dopo aver superato con un pallonetto un avversario torna nuovamente in area, percussione centrale e poi nulla di fatto, occasione anche per il Magliano Montevelino con il numero 7 Buontempi che arrivato a tu per tu con il portiere lo aveva scavalcato con un pallonetto, poi in prossimità della linea di porta hanno recuperato gli estremi aquilani, occasione anche per il Magliano Montevelino quando siamo al 33esimo della prima frazione, il punteggio è ancora sullo 0-0. Nel frattempo c'è stato un fallo sulla tre quarti sempre dell'Aquilana e il Magliano va a guadagnare un calcio di punizione sul punto di battuta. Vediamo Mario Blasetti, vediamo che soluzione sceglierà il calciatore marsicano, se il servizio per un compagno direttamente la battuta verso la porta di Matteo Izzo, tutto pronto in attesa del fischio il direttore di gara, parte Blasetti, tiro, risponde il portiere e poi incredibile, traversa colpita dal numero 7 Buontempi a porta praticamente sguarnita, ma c'è il gol dopo la respinta del portiere. È arrivato lo stesso numero 8, Blasetti Mario, che ha depositato la palla in rete in precedenza, occasionissima sui piedi di Christopher Buontempi, che aveva mandato la palla a sbattere contro la traversa sulla respinta del portiere aquilano, però più abile di tutti Mario Blasetti a depositare in rete. Al 35esimo il Magliano passa in vantaggio grazie alla rete realizzata da Mario Blasetti, numero 8. Va detto che sino al gol si giocava su una situazione di sostanziale equilibrio. Vediamo adesso come reagirà allo svantaggio la formazione aquilana. Blasetti ha rotto gli equilibri di una gara sino a quel momento equilibrata, ha fatto tutto lui, possiamo dire, ha battuto il calcio di punizione, poco dopo ha depositato la stessa sfera in rete per il vantaggio del Magliano Montevelino. È sempre il numero 2 Marchetti, possiamo dire padrone della propria fascia di competenza, che scarica per il compagno Ratta. Poi c'è uno scontro tra lo stesso Ratta e il numero 2 Cosimi Gianmarco, guadagna una rimessa laterale la formazione ospite. Marchetti al centro per il numero 8 Sadotti, taglio in verticale per un compagno, poi sempre Sadotti che torna sulla palla, salta un avversario, osserva il piazzamento dei propri compagni, apre sulla destra, però ancora una volta a metà tra un tiro e un cross, nessun pericolo per la porta, difesa dal portiere Di Giovanni. Ma il portiere marsicano che va a piazzare la palla sulla linea dell'area piccola, tutto pronto per il rinvio. Salta il 6 Mattei, capitano, è il numero 11 Di Francesco Antonio che attaccato riesce a liberarsi, poi serve il 9 anticipato però da un calciatore aquilano, lo stesso calciatore aquilano, si trattava del 3 Pesce, sempre sulla corsia di destra cercava di servire un compagno, palla poi troppo lunga, è il 20 Ratta, salta un avversario in percussione centrale, serve in aria il numero 9 Maurini che libera il destro ma viene chiuso al momento del tiro da Marco Silvi che smorza la forza del tiro, la stessa sfera poi finisce tranquillamente tra le braccia del portiere Di Giovanni. Duello aereo tra il 9 marsicano e l'8 aquilano, si tratta di Morgante e Sadotti. Buona sinora anche la prova del numero 8 Sadotti.
L'arbitro invita i calciatori marsicani ad una corretta battuta del calcio di punizione. Siamo a poco più di un minuto dal 40esimo. Da 5 minuti il risultato qui è cambiato al comunale di Magliano De Marzi, con la formazione e padrone di casa passata in vantaggio grazie ad una rete realizzata da Mario Blasetti, numero 8 del Magliano. È Marchetti, lancio lungo per un compagno, intercetta la sfera però il 4 Silvi. Intelligente l'idea del numero 4, padrone di casa, che ha intercettato un lancio che poteva diventare pericoloso. Nel frattempo c'è il numero 9 aquilano, Maurini, che attaccato da due avversari si allunga troppo la sfera mandandola oltre la linea laterale. Ratta spizza in aria per un compagno, ma fa buona guardia il 10 di Renzo a protezione della propria area. Spizzata di testa di Blasetti. Da Blasetti a Sadotti, numeri 8 a confronto. Esce il 5 Dicenzo. Dicenzo tentava di servire Di Francesco Antonio sulla fascia di competenza, ma in questo momento, al 40esimo preciso, il direttore di gara dice che può dire che può essere sufficiente per la prima frazione. Squadre al riposo con il Magliano Montevelino in vantaggio per 1-0, ricordiamolo, grazie alla rete realizzata al 35esimo dal numero 8 Mario Blasetti. Ci sentiamo per la ripresa del secondo tempo.